Allora, buon pomeriggio a tutti quanti. Ecco qua, il revival che avevo già accennato qualche anno fa, diciamo così. Però lo vedete, io magari le cose le dico, non le faccio subito, ma poi comunque poi le faccio, dai. Uno studio di registrazione improvvisato, una veranda, e anche qui per farlo comunque devo preparare tutto quanto, perciò mi comporta un po' di tempo, e ovviamente anche il momento giusto, perché comunque come tutti noi del resto il nostro da fare non si ha sempre la possibilità di dedicare del tempo a queste cose qui, nonostante la mia passione ci sia. Ecco, spero che YouTube non mi oscuri anche questo filmato, trattandosi di un ricordo di un grande della musica italiana, e speriamo di no, dai. Comunque io prima di iniziare volevo fare dei doverosi saluti. Allora, innanzitutto mi sono fatto anche un gobbo, perché visto l'età e visto che l'Alzheimer incomincia a farsi sentire, mi sono fatto un gobbo, vedete? Classico gobbo che si fa anche nei vari spettacoli televisivi e anche, insomma, non sempre, perché la professionalità di poi di gente che citerò magari non serve il gobbo, ma è sufficiente anche l'esperienza, la memoria. Io comunque me lo sono fatto. Allora, andiamo con i saluti doverosi, ovviamente, alla famiglia, madre, a mia madre, alle mie sorelle, e quello lì è doveroso e deve essere in primis nella scaletta, diciamo così. Poi volevo salutare anche il mio socio Danilo, dai, grande socio, Daniele, salutiamo. Poi saluto anche tutti i vari colleghi dell'AMIU, perché aspettano qualcheduno con ansia questo revival comunicato a voce di Mango. Eccolo qua, così accontento anche qualcuno che varie volte me l'ha già detto, ma quando lo fai? Io, vabbè, gli ho spiegato le cose che vi ho detto adesso, non le ripeto per essere monotono e lungo. Allora, tutti i colleghi dell'AMI, saluto Tony con la sua ex orchestra Onda Nuova, Tony Cinzia Onda Nuova, dai, un vero peccato. Comunque capisco e accetto la sua decisione, comunque dai, grandi anche loro, è un piacere essere andati a seguire qualche loro serata. Saluto gli Audio 80. Loro invece ancora presenti, diciamo, nella loro professione, nel loro hobby, nella loro passione. Grandi comunque tutti, veramente. Io spero di poter riandare a ascoltare un loro concerto. Speriamo che, come dico sempre, tutti quelli nel mondo della musica, tutti quelli che ci lavorano dietro, abbiano la possibilità di iniziare anche loro, perché comunque ci sono dietro delle famiglie, ci sono dietro e varie cose, dai, non ci stiamo a allungare. Ultimi nella lista, ma primi sempre nei miei pensieri, sono i miei tre maestri di Radio Baboleo. Grazie a loro, ascoltandoli, io riesco, non ai loro livelli, perché loro non hanno bisogno di copione, non hanno bisogno di niente, sono bravissimi, specialmente al mattino, con la loro musichetta, buongiorno, buongiorno, chi si sveglia con me, ve la ricordate questa? Bene, è presente tutte le mattine a Radio Baboleo e dà una carica veramente allucinante. Li saluto, dai, Max Repetto, Paola Servente e Fabrizio Valenza, i tre grandi, io dico loro perché io ascolto loro, gli altri non ho la possibilità di ascoltarli, comunque dai, grande cast, grandi veramente, ma loro sono quelli dove prendo lo spunto per fare queste cose qua. Allora iniziamo con questo revival di Mango, dai, mi ripeto, speriamo che YouTube non mi oscuri, speriamo di no. Allora,
Mango grande, Mango è stato un grande della musica italiana. La sua, lo ricordiamo, lo ricorderò ora fra i vari tre pezzi che presenterò. Non si chiama proprio, cioè Mango è il suo nome d'arte, come nome noi lo conosciamo come Pino Mango, però in teoria il suo vero nome è Giuseppe Mango, poi vabbè, così, noi lo conosciamo con questo nome. Allora è nato il 6 novembre del 1954 a Lago Negro. Lago Negro si trova in provincia di Potenza. Ecco, noi lo ascoltiamo con questa canzone dove ha avuto, insomma, dove è mancato proprio lì in diretta. Tra l'altro questo lo metterò come commento, questo video della morte in diretta presente su YouTube. Bene, dai, lo ascoltiamo. Scusate per questa introduzione un po' lunga, ma doverosa, almeno la sentivo doverosa da parte mia. Dai, Oro Mango. Per averti pagherei un milione anche più. Anche l'ultima Marlboro darei, perché tu sei oro, 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 un diamante per un sì, oro, 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 per averti così distesa pura, ma tu ci stai, perché accetti e ci stai. E così tu cadi giù, io non ti voglio già più, inaccessibile non sei, non cogli dei.
Mango, Oro, questa canzone qui è la canzone, l'ultima, non so se proprio, insomma, la morte è avvenuta tramite questo concerto, l'anno adesso mi sfugge, mi sono preso gli appunti di tutto, ma tranne che dell'anno che ha fatto questo concerto dove appunto è mancato, proprio in diretta, è presente su YouTube, poi lo metterò come commento a questo filmato. E la sua morte risale all'8 dicembre 2014 a Policoro, che si trova in provincia di Matera, in Basilicata. Ricordiamo vari successi, ora non li ascolteremo tutti quanti, ascolteremo ancora due canzoni, anche perché sennò verrebbe un revival troppo lungo. E ha fatto tanti concerti, fra cui ricordiamo, a parte questa, Oro, del 1984, poi c'è Lei Verrà, del 1986, Bella d'estate, 1987, Come Mona Lisa, 1990, e Mediterraneo, 1992. Queste sono le canzoni un po' più significative della vita artistica di Mango, della sua carriera artistica, e bellissime canzoni, ma ovviamente non le ascolteremo. Ok, andiamo avanti con la prossima canzone, poi ci saranno altre due o tre cose inerenti alla sua carriera, con questa canzone, come Mona Lisa, 1990, Mango. Mona Lisa, sai, Mona Lisa, non dirmelo mai. Ho paura.
vorrai, potrai dimenticarlo. Mona Lisa Mango, 1990, da un suo LP, Sirtaki, abbiamo ascoltato molto questo brano qui. Io sono un po' distante dalla telecamera, spero che come la voce le casse dove viene riprodotta la musica sono abbastanza vicina alla telecamera, però io sono un po', lievemente, un po' più distante, comunque speriamo, dai. E allora, ultime cose, prima di ascoltare l'ultimo brano di Mango, vediamo se sta andando la registrazione, sì. E sono, allora, nell'arco della sua carriera artistica, Mango, col suo grande successo, ha venduto bensì la cosa di 6 milioni di dischi. Poi ha scritto vari brani anche per altri artisti, altri cantautori, tra cui ne ricordiamo qualcheduno, ne citiamo qualcuno, ha scritto per Mietta, Loredana Bertè, Patti Bravo, forse si dice bravo ma si scrive bravo, Loretta Goggi, Andrea Bocelli, e in questi testi che ha scritto lui a questi grandi artisti c'è stata anche la collaborazione del fratello Armando. Bene, dai, più o meno vi ho detto le cose principali della carriera di Giuseppe Mango, nonché in arte Pino Mango. È un piacere comunque ogni tanto, come io faccio anche nella mia pagina di Facebook, gli avvenimenti, le manifestazioni, i concerti che faccio, ogni tanto spunto, perché non mi piace mettere tutto assieme, ma mi piace anche ogni tanto far ricordare le cose agli amici su Facebook e anche a quelli su altri gruppi, magari locali, del posto, in questo caso di Masone. Bene, Masone vi saluta, Masone spera, è sottoscritto, che questo revival di Mango sia piaciuto, anche il modo di, da parte mia, di interpretarlo, di condurre questo piccolo spazietto, e comunque grazie sempre a miei tre maestri, non mi ripeto il nome. E dai, un saluto a tutti quanti, vi lascio con l'ultimo brano, questo brano qui risale al 2002, dall'LP Disincanto, ci ascoltiamo questo La Rondine. Ciao, abbraccio a tutti, ciao. Che mi scriverai.